Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi andiamo a parlare di pannelli fotovoltaici di ultima generazione. E allora la casa costruttrice che in questo momento, ma anche negli anni passati, si sta impegnando tantissimo nella produzione di pannelli fotovoltaici sempre più innovativi, sempre più efficienti, è a mio avviso la SunPower. E allora SunPower in questi ultimi mesi sta lanciando un nuovo pannello fotovoltaico. Lo hanno chiamato Performance perché sfrutta una tecnica di, diciamo, ingegnerizzazione del pannello stesso molto innovativa, che poi alla fine però ragazzi è semplicissima. Questa è la scheda tecnica che ho trovato in rete, se vuoi puoi andarla a cercare. E allora cosa hanno di, diciamo, particolare questi pannelli? E la normalità, diciamo, di pannelli in commercio sfruttano un assemblaggio con celle fotovoltaiche connesse quasi sempre tutte in serie. Nel caso in cui ci sia ombra, ci sia per esempio una foglia sul pannello fotovoltaico o ci sia un uccello che copre una cella fotovoltaica di un sistema in serie, cosa succede? Il rendimento di quel pannello o modulo fotovoltaico scende, ragazzi. Scendendo il rendimento, il pannello stesso produce molta meno energia. In SunPower cosa hanno, diciamo, pensato? Hanno pensato di modificare totalmente l'idea di assemblaggio di un pannello fotovoltaico. Non hanno più adottato grandi celle fotovoltaiche, ma in questo caso hanno, diciamo, optato per striscette fotovoltaiche. Infatti questi pannelli vengono, diciamo, formati da piccole striscettine interconnesse uno con l'altro. Perfetto. La novità assoluta qual è? È quella che anche se un lato di questo pannello fotovoltaico è in ombra, ok, il pannello continua a rendere al meglio. Perché? Perché la tecnica che hanno utilizzato è quella del serie parallelo. Il pannello stesso è suddiviso in 1, 2, 3 blocchi a scendere per altri blocchi, diciamo, in larghezza. Facendo così, cosa hanno fatto? Ogni striscettina che compone appunto il pannello fotovoltaico ha una corrente di circa 1,6 ampere. Loro hanno creato dei blocchi composti da 27 piccole celle fotovoltaiche in serie, arrivando alla tensione nominale, che però ovviamente ragazzi dipende anche dai modelli. C'è il modello da per esempio 380 watt, c'è il modello da 410 watt. Nello specifico possiamo andare a parlare, perché ho fatto io i calcoli, eccoli qua, possiamo andare a parlare del modello più grande, che è circa 400-410 watt. Perfetto. E allora il sistema è composto così: è una griglia di celle connesse in serie, cioè questa è una griglia di in tutto sono 81 celle a scendere. Perfetto. Queste 81 celle sono suddivise in tre gruppi, 1, 2 e 3. Ogni gruppo ha 27 celle in serie. Perfetto. 27 celle in serie, calcolando che ogni cella fotovoltaica produce circa 0,55 volt, abbiamo una tensione di circa 14-15 volt, ok? Sommando queste tensioni, cioè 14/15 volt per 3, arriviamo a 44-45 volt. E infatti la tensione del pannello fotovoltaico a vuoto è 45 volt.
Poi abbiamo detto che la corrente che può generare una stringa è 1,5 circa ampere, moltiplicandolo per 6, perché sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, sono 6, moltiplicandolo per 6 abbiamo la bellezza di 9 ampere e 5 circa. E infatti, se andiamo a vedere sul datasheet, abbiamo una corrente tipica di 8 ampere e 98, massima corrente in cortocircuito 9 ampere e 55. Ora, poche parole, ragazzi, cosa hanno fatto? Hanno preso delle celle fotovoltaiche non più grandi ma piccoline e sottili. Facendo questo, diciamo, sfruttano la rigidezza delle celle stesse per creare dei pannelli molto più forti, molto più robusti, perché non è semplice spezzare una cella sottile, ma era semplicissimo spezzare una cella grande 10-12 cm. Le celle quelle grandi hanno correnti che vanno anche fino ai 9 A, cioè una sola cella produceva 9 A. Queste piccoline fine fine producono massimo 1,5 A, ovviamente, perché sono molto più piccole. Però a differenza di quelle vecchie in tecnologia, queste hanno, diciamo, una qualità, una efficienza molto più alta. Infatti, per essere in quel modo sottili, 1,5 A è eccellente. Perciò hanno preso queste cellette connesse, come vedi anche dalle immagini che scorrono, connesse uno con l'altro a gruppi da 27 in serie, ragazzi, in serie, per far aumentare la tensione, e sono arrivati alla tensione finale mettendo in serie i tre gruppi e poi tutto in parallelo, ok? Perciò abbiamo le stringhe a scendere tutte in serie e poi il parallelo 1, parallelo 2, parallelo 3, parallelo 4, parallelo 5, parallelo 6. Così, se anche un solo di questi paralleli ha ombra, cosa succede? Tutto il resto continua a produrre, ragazzi. Perché prima un pannello fotovoltaico era tutto in serie. Perciò anche se una sola di quelle celle in serie prendeva ombra, tutto il pannello non produceva più. Ora io mi collego anche al discorso che alcuni facevano su un gruppo. Hanno messo in dubbio, diciamo, il video che ho fatto qualche giorno fa, dicendo che le celle in parallelo in un pannello fotovoltaico non esistono. Ma chi ve lo sta dicendo? Per essere SunPower ha utilizzato le connessioni serie parallelo, ma non perché lo ha fatto SunPower è la realtà, ma è lo standard. Se io ho necessità di aumentare le correnti di uscita del mio pannello fotovoltaico, io obbligatoriamente devo andare a mettere le celle in parallelo, più più, meno meno. Non c'è altro, diciamo, altra via d'uscita. SunPower stessa dice che questo sistema è unico al mondo, anche se, ragazzi, non ci vuole chissà che cosa. Ovviamente tra la teoria e la pratica c'è differenza. Perché? Perché hanno investito tanto per fare appunto queste cellette piccole con alta, diciamo, densità di superficie convertente, nel senso che quasi tutta la superficie, o meglio tutta la superficie, trasforma la luce in energia elettrica, cosa che invece nella vecchia tecnologia poteva capitare che una cella fotovoltaica dall'altra differivano di produzione, perché una era fatta diversamente dell'altra, perché una aveva qualche difetto dell'altra. Queste invece, diciamo, che hanno quasi tutte, quasi, perché poi nella pratica è da vedere, gli stessi livelli di produzione. I modelli che loro in questo momento hanno lanciato sono il 385 watt, 390, 395, 400, 405 e 410 watt. È conforme, diciamo, a tutte le varie certificazioni, temperatura di utilizzo meno 40 più 85, resistente agli impatti, monocristallini, ovviamente sono in monocristallino, infatti come vedi sono scuri come colore,
poi peso circa 22 kg, il modello da 410 watt, perciò il più grande. Io qui ho il foglio del 410 watt e il peso è di circa 22 kg. Le dimensioni sono 99 cm per 2,67 m, bello grande. E perciò, ragazzi, come avete visto, l'innovazione continua, l'innovazione va avanti, è una cosa bella, anche perché aumenta, come abbiamo detto, l'efficienza. In questo caso SunPower ci dice che l'efficienza è aumentata del 31% in 25 anni, a differenza dei vecchi sistemi di pannello fotovoltaico o modulo fotovoltaico. Ti mostro tutto anche qui, la garanzia, 25 anni di garanzia, invece i pannelli convenzionali 10 anni al massimo, perciò anche per questo un passo sopra. Ragazzi, per questo video è tutto, questi sono tutti i calcoli che ho fatto ieri, ci sono riuscito. Ragazzi, per questo video è tutto, ciao, al prossimo video.